Oggi voglio mostrarti dei video che hanno lasciato senza parole molti investigatori del paranormale. Alcuni di questi filmati che ti mostrerò sono un po' datati. Li ho trovati comunque molto interessanti e quindi ho deciso di mostrarteli in modo tale che dopo che finirà il video potrai darmi il tuo parere su di loro. Detto questo, cominciamo. Durante una riunione aziendale, alcuni membri stanno discutendo su alcuni progetti. Durante questa riunione succede qualcosa di veramente incredibile. Alcuni oggetti riposti sulla scrivania incominciano a muoversi e a spostarsi. All'inizio nessuno nota questi oggetti che si spostano. Ma poi le cose incominciano a peggiorare, fino al punto da sospendere la riunione. Nel prossimo filmato, una telecamera di sicurezza sta riprendendo un uomo in un negozio, mentre sta sistemando alcuni oggetti sugli scaffali. L'uomo è talmente preso dal suo lavoro che non si accorge che un carrello proprio lì vicino a lui viene spostato da una forza invisibile. L'uomo continua col suo lavoro, ignaro di ciò che sta per succedere. Dopo qualche minuto, altri oggetti incominciano a cadere. L'uomo pensa che sia solo un caso, rimette a posto l'oggetto, ma subito dopo incominciano a cadere altri oggetti proprio davanti a lui. L'uomo, vedendo quell'episodio, rimane sorpreso. Allo stesso tempo si spaventa e a quel punto decide di andarsene. Le gokeshi sono bambole giapponesi, vengono utilizzate come portafortuna. Ce ne sono di vario tipo e ognuna di loro ha un suo ruolo. Molte di queste bambole giapponesi non hanno nessun meccanismo che gli permette di muoversi, tranne per queste due bambole che vengono riprese casualmente da due ragazze che in quel momento stavano filmando un video. La ragazza con la telecamera si accorge del movimento delle due bambole, avvisa l'amica e le due fuggono via terrorizzate. L'ultimo filmato mostra questa testa di manichino che secondo molti sarebbe infestato da uno spirito maligno. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di aver visto a una certa ora della notte la vetrina dove è riposto la testa del manichino aprirsi. Per verificare il tutto viene installata una telecamera di sicurezza che riprende la testa del manichino, e una notte la telecamera di sicurezza riprende questo. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!